sono particolarmente contenta oggi perché si apre ufficialmente la creazione della nostra nuova squadra. Sono ancora più contenta perché il nostro primo acquisto è un giocatore italiano, un giovane italiano. Quando io ho presentato Fabio Corbani e vi ho raccontato il fatto che a me piace seguire gli allenatori e i giocatori italiani, e a Medeon è una testimonianza di questo, perché la prima volta che ho iniziato a valutarlo io ne ho parlato con Bruno Arrigoni, quindi si tratta di qualche stagione fa, che lui all'epoca era giovanissimo. Non è un caso che il primo nostro acquisto sia un giovane italiano, perché questo si sposa un po' con quello che è il progetto che stiamo cercando di creare per i prossimi anni, il tipo di allenatore che abbiamo scelto, l'aver confermato e puntato nuovamente sulla base della Ghana, e adesso c'è anche Amedeo Testoni con noi. Sono molto contenta, è un ragazzo che ha grandissime potenzialità. Noi speriamo vivamente che a Cantù, da una parte ovviamente con il suo impegno e dall'altra parte col nostro, riesca a trovare la dimensione giusta per consacrarsi come un giocatore da Serie A. Quindi a Daniele Della Fiore. Sì, io mi unisco al benvenuto ad Amedeo, come ha detto il Presidente, è tanto tempo che lo seguiamo, se non proprio trattative, però ci sono stati altri abboccamenti in precedenza, e quindi è un giocatore che ci piace molto non da oggi. Amedeo è un lungo che può fare tante cose in campo, ed è veramente un giocatore di grande talento. Io mi ricordo, ho visto delle partite in cui lui, quando lui giocò all'Europeo Under 18 in Lituania, dove veramente la parola giusta era dominante. Poi è chiaro che il processo di maturazione di un giocatore passa attraverso qualche esperienza magari che non va come uno si aspetta, ma è giovanissimo, ricordiamo è del 94, e poi storicamente i lunghi hanno un processo di maturazione un po' più lungo, usato già quelle parole. E quindi sono sicuro che Cantù sia veramente il posto giusto per lui, già ha dimostrato grande entusiasmo nell'accettare la nostra proposta, e quindi siamo pronti per iniziare questa stagione. Adesso lui avrà ancora nazionale sperimentale, poi sarà qui a sudare prima del raduno. Abbiamo fatto due chiacchiere prima, lui stesso mi ha manifestato l'intenzione e il desiderio di venire anche prima del raduno, e quindi questo è sicuramente di buon auspicio, e quindi un benvenuto da Medeo. La parola passa quindi ad Amedeo, così per la sua prima dichiarazione da Canturino. No, io sono veramente contentissimo di essere arrivato qua. Appena ho saputo che Cantù mi stava cercando, non ho esitato a venire, perché sto cercando una famiglia, una casa, e penso che Cantù, non ci sia niente di meglio che Cantù, del pubblico di Cantù e di questa società storica. Sono contento, questi due anni per me sono stati due anni abbastanza tosti, dove non ho trovato spazio, però allo stesso tempo ho imparato, ho iniziato a conoscere il mondo del professionismo, e ora sono pronto per mettermi in gioco. Domande? Prego a tutti. Andrea Piccinelli, Corriere. Una bella estate per te, insomma, nazionale, per questa chiamata, un'estate intensa, insomma, come lo stai affrontando? Insomma. Beh, in una maniera più positiva, perché ovviamente allenarsi d'estate è il momento in cui un giocatore deve lavorare di più sui suoi difetti o sui punti dove deve migliorare di più. Penso che con la nazionale e con lo staff che c'è sia buono, quindi niente, cercherò di fare meglio, benissimo anche lì.
Fabio Cavagna, la provincia di Como. Ciao, ben arrivato. Daniele dice un lungo che sa fare tante cose. Ci spieghi bene quali riesci a fare meglio e in Serie A a questo livello in quale ruolo tu ti vedi meglio? Beh, per ora sono stato utilizzato da 5. Sotto canestro penso di avere la taglia per giocarmela con giocatori esperti e tutto. In questi anni ho lavorato sui miei fondamentali spalle a canestro e cercando di mettere su anche un tiro, un discreto tiro da media distanza. Ovviamente devo lavorare molto su tanti miei aspetti se voglio diventare un vero giocatore. Ciao, Maiorano Baschennetti. Ben arrivato. Io volevo chiederti, hai firmato un biennale, questo significa che avrai molto tempo anche per migliorarti appunto e vista la tua dimensione interna soprattutto nel gioco vorrai anche migliorarti come la forte perché questo ti renderebbe un giocatore molto più completo, no? Certo, immagino certo. Che sia un tuo obiettivo, quello di migliorare numero 4, come spingerti un po' più fuori dall'area pitturata, no? Sì, ovviamente anche questo è i miei progetti di miglioramento. Penso quando giocavo ancora nella B1 così un tiro da tre c'avevo, poi ora sono un pochino trascurato, però spero veramente di riuscire a dimostrare di avere una buona mano. Ti senti pronto comunque ad affrontare questa bella sfida, di rilanciarti, perché comunque sei un giovane che di belle speranze. Non vedo l'ora. Quindi non vedi l'ora di... Sì. Fabrizio Pomeri, Gazzetta dello Sport. Ciao Medio, volevo sapere se hai parlato con Abbas, se ti ha detto qualcosa in questa... Certo, Abbas io e lui ci conosciamo già da qualche anno così, tramite la nazionale, e ancora non è, fino a domenica non c'è ancora l'ufficializzazione, quindi non ci siamo, comunque ci sentiremo presto per parlare e scambiarci idee. Hai accennato a questi ultimi due anni non felicissimi, no? Ti chiedo che cosa non è andato a Sassari, come è andata a Caserta e perché andrà bene a Cantù. Ovviamente Sassari è stato il primo anno di Serie A, quindi un anno di... dove dovevo iniziare a capire come funzionava il mondo del professionismo. E una squadra che ha un certo stile di gioco e per i miei standard ancora non ero pronto per fare quel gioco lì. Caserta è stato un anno duro anche per la società, come sapete. E quest'anno... al terzo bisogna fare bene per forza, sennò... Sembra un'ottima risposta diplomatica. Con meglio piace tanto Coccio da Turbani, ha parlato, è un telefono, penso, abbastanza bene. Insomma. Sì, sì, ho fatto le nazionali con lui. Cosa pensi che possa dare di più a quello che... Penso che sia un ottimo allenatore, penso che mi possa aiutare veramente a trovare il mio posto in campo, aiutarmi a crescere sempre di più. Hai lasciato Sassari prima della fine dell'anno. Mm-hmm. Ci pensi mai che potevi essere campione d'Italia? E soprattutto se da dentro, visto che vivevi la realtà, se pensavi che quella squadra potesse diventare campione d'Italia? Io sinceramente sono riuscito sia a stare in una squadra dove ho vinto lo scudetto e in una squadra dove è retrocesso, quindi penso che pochi giocatori possono dire una cosa del genere, però è il bello del basket, nessuno può sapere cosa succede poi alla fine dell'anno, chi l'avrebbe mai detto che Milano uscisse, comunque sono veramente contento per loro. Io sei considerato da tempo uno dei migliori prospetti del basket italiano, no? Questo porta responsabilità ovviamente e ti chiedo quanto può avere pesato in questo processo di crescita che tu stai avendo e quanta
responsabilità, quanta pressione ti mette addosso ancora. Pressione, non direi pressione, semmai non so bene nemmeno io come dire, non mi sento pressato da questa cosa qui, anzi mi sento in dovere di dimostrare che hanno ragione, che io posso diventare veramente qualcuno. Amedeo, la presidentessa appunto ha detto che Cantù punta molto sui giovani. Tu fai parte da anni della nazionale giovanili e ti ritrovi Cantù con un capitano più coetaneo. Sì. Ecco, secondo te questo cosa rappresenta per il basket italiano? Come sta il settore giovanile, visto che stiamo facendo i migliori prospetti? Punto positivo, punto di inizio. Spero che piano piano, con il passare degli anni, più squadre riescano a fare una cosa del genere. Ma lo stato di salute fronte dei giovani italiani, visto che comunque in nazionale fate bene, poi squadre che credono in voi, non è che ce ne siano tantissime. Adesso speriamo appunto Cantù invece ha deciso di puntare molto sui giovani. Beh, io penso che stia tutto nei giovani dimostrare, cioè in noi, perché io spero che adesso sono ancora giovani, quindi di dimostrare alle società che si può giocare e di metterci in campo, sta a noi. Visto che sei così giovane, ti chiedo se c'è un giocatore a quale ti ispiri da ragazzino e tutto toscano, sei arrivato a Siena, nell'altra Siena diciamo, rispetto a quella della Serie A, per chi ti favi in quel periodo? Adesso non te lo chiedo. Per chi ti favo in quel periodo? In Serie A. In Serie A. Sinceramente io non seguivo la Serie A. Io un ragazzo che veniva da un piccolo paesino che andava a giocare a Siena, era già tanto giocare a Siena lì per me e mi divertivo, non avrei mai pensato di arrivare a giocare in A1. I giocatori per me non ce ne sono stati, io ho avuto sempre i miei fratelli come esempio. Io quando hai pensato di poter diventare un giocatore di Serie A e fare del basket il tuo lavoro, come hai iniziato a giocare, se è stato più una, diciamo, seguire i fratelli o un caso quindi, o se invece proprio ti sei appassionato alla palla a spicchi fin da giovane perché devi la TV? Perché mi ci diverto, io non lo vedo come un lavoro, lo vedo come un divertimento, come qualcosa che mi rende felice e qualcosa dove posso fare bene. Domanda molto tecnica. Sì. Hobby, generi musicali, letture. E dove andrai in vacanza, se farai vacanza, perché trasferimento al raduno qui anticipato da parte tua. Un paio di giorni. Ma non è che ci abbia tanti hobby, anche perché durante l'anno, quando inizia la stagione e tutto, giochi a basket. Non c'hai tanto tempo per fare altre cose. In vacanza sto a casa mia, meglio di casa mia penso che non ci sia nessun altro posto, quindi meglio di così non potevo andare. Musica, ascolto qualsiasi genere di musica, sia da Battisti alle canzoni house di oggi. Sono abbastanza aperto. Sei sui social? Più Facebook, Twitter, Instagram, qualcosa o...? Ah, io lo uso, non sono uno di quelli che pubblicano tantissime cose, ogni tanto, niente.